zuppa al volo perché sto per prendere l'aereo per Roma. In realtà l'avevo già fatta, ma si è persa, porca miseria. Speriamo di non perdere anche l'aereo. Le cose fondamentali, non c'ho neanche il mio libretto degli appunti, me le ricordo, perché nascono intanto dal Corriere della Sera sulla questione della morte di Zeffirelli, che è la cosa che a me ovviamente è dispiaciuta di più, ma che mi ha interessato di più sui giornali. Zeffirelli era un personaggio molto particolare, era un grandissimo sicuramente regista, ma era un uomo particolare per quello che ha fatto, controcorrente, contro i luoghi comuni, adesso molto poco apprezzato dalla critica. Il pezzo oggi non male, devo dire, era quello di Aldo Cazzullo, che ricordava i motivi per i quali tutta la sinistra, i comunisti, insomma, odiavano questo ex partigiano, pensate un po' voi, Zeffirelli, che è stato testimone di tanti eccidi di partigiani non comunisti, come erano lui, da parte di questi delinquenti che se ne approfittarono dopo la guerra per uccidere e fare la resa dei conti. Ricorda la storia di un prete ucciso solo perché aveva benedetto dei morti che erano evidentemente fascisti. E poi lo Zeffirelli che non amava Visconti, o comunque che sfotteva Visconti, lo amava ma lo sfotteva perché faceva il comunista, ma con questi suoi camerieri che pettinavano addirittura i gatti in una Sicilia del 1947 poverissima. Ovviamente Zeffirelli, essendosi candidato ed essendo eletto in Forza Italia, riceve una lettera piccola, breve, sul giornale da parte di Silvio Berlusconi, uno dei pochi che lo aveva apprezzato in tempi non sospetti, e il giornale gli dedica 3-4 pagine, come merita un grande regista, direi, contro il barriere di tutti i cori. E oggi vi segnalo un pezzo di Aldo Grasso che sfotte Salvini, lo sfotte per la questione delle cassette di sicurezza. Allora, si può essere a favore o contro l'emersione dei contanti dai materassi, dalle cassette di sicurezza, ma sfottere Salvini per questa proposta, perché è una proposta assurda, è veramente fuori luogo, perché questa proposta a Grasso, che forse sarebbe meglio che si occupasse televisione, oppure forse anche di quello un po' meno, insomma, Grasso si è dimenticato che la stessa identica proposta la fece Renzi, dove c'erano i super tecnici che piacevano al Corrierone e anche a Grasso, i vari Nannicini, i vari tecnici, che in quel caso avevano fatto esattamente la stessa proposta, che fu bocciata all'epoca attraverso un'anticipazione fatta a Repubblica contro questa proposta di Renzi di far emergere il contante dalla allora capa dell'Agenzia delle Entrate. Quindi non diciamo cazzate, questa norma può essere discussa, ma non è certamente una norma salviniana. Un'altra storia di oggi ovviamente importante è quella che riguarda tutto il CSM, i nuovi risvolti che ci sono all'interno del CSM. Lì veramente io penso che siano alla fine semplicemente dei piccoli, come possiamo dire, raccomandatori. Vi segnalo il pezzo bellissimo di Dino Confrancesco sulla raccomandazione, che è un segnale tipico dell'Italia, sul mio sito. Ma il punto non è questo, non è questa melma di personaggi, ma il fatto che questa melma di personaggi, questo fango, questa palude, sia la tipica palude romana che loro accusavano i magistrati essere quella delle P2, delle P3, delle P4, degli accordi per cui hanno condannato ed hanno arrestato un sacco di gente. Quando riguarda loro, quando le nomine le devono fare loro, quando i procuratori devono fare loro, quando i viaggi, oggi è spuntato che il faccendiere, l'imprenditore da cui parte tutto e anche l'ipotesi di corruzione nei confronti di Palamara avrebbe offerto viaggi ad un altro membro del CSM, è una righetta, e si chiama Balducci. Sì, vediamo se mi voto. No, Palermo, non sono io. Insomma, la cosa straordinaria, Serenella dice, potrebbe essere su base volontaria. Certo che è su base volontaria, essendo un condono è su base volontaria l'emersione del contante. Bene, allora, bello anche l'articolo Anna Maria, ragione di Veneziani, sulla verità. E quindi la questione del CSM ci fa raccontare tutta questa specie di palude che c'è. I commenti sul CSM oggi vi segnalo un'intervista di Orlando, che ieri si era sentito accusato perché Lotti, il grande, secondo loro, manovratore, dice, ma Orlando, quando ci vede il ministro della giustizia, il suo capo di gabinetto diventa capo procuratore a Napoli, chi lo nomina, chi gli dà una mano perché si nomina? Orlando dice, e si arrabbia. Nel frattempo segnalo che il PD oggi ha fatto le nomine, cioè sui giornali, di una nuova segreteria completamente derenzizzata. Ci sarà la Morani, che in una piccola intervista oggi si dice indignata per questo aspetto, diciamo, per meno male che doveva essere una segreteria che conteneva tutte le componenti, la nostra certo non la contiene. Cossiga, Docet, Tonno Palmara, era fantastica giusto
Giulia questa diciamo vecchio video di Cossiga, che peraltro io ho rimesso sul mio sito perché vale la pena rivederlo, quanto era preso in giro Cossiga, ma in realtà poco ascoltato, ma in realtà diciamo aveva tutto molto chiaro in testa. Speriamo di non perdere il volo, no. Altra questione. No, non vado Tina a Palermo. L'altra questione che è divertente sui giornali riguarda, oltre al CSM, oltre al Grasso, riguarda l'economia italiana. Cioè il vicepresidente della Banca Centrale Europea, uno spagnolo, che rispiega come l'Italia in realtà abbia dei pro e dei contro. I contro sono il debito, le cose che sempre sappiamo, i pro sono quelli che aveva individuato Savona l'altro giorno, cioè una grandissima avanzo di bilancio di partite correnti con l'estero e una posizione finanziaria netta, cioè non abbiamo un squilibrio finanziario nei confronti dell'estero e questo ci rende forti dalle spalle larghe. Ovviamente vedrete che tutti i giornali titeranno solo sul primo aspetto, quello del debito, e non sull'aspetto, diciamo, positivo che il vicepresidente della BCE evidenzia, perché è evidente, perché l'Italia è la merda, soprattutto per gli italiani. Ma l'altra cosa che mi piace di questa intervista è che dice che il problema è che negli ultimi 15 anni, a differenza della Spagna, non siamo cresciuti, e questa cosa la dice con Fubini sul giornale, che nella prima pagina, che chi dà l'editoriale a Monti, quello che in realtà di ripresa ne ha vista zero, e l'unica cosa che ha saputo fare è aggiungere imposte sugli immobili, ha reintrodotto l'IMU, sulle barche, sulle auto, e insomma di riforma ne ha fatte zero, se non altro il Jobs Act, una riforma è stata fatta da Renzi, quello lì ha solo sbagliato gli esodati, facendo un casino anche su una legittima riforma che ovviamente dovremmo prima o poi fare delle pensioni. Oggi il Sole 24 Ore titola pensioni INPS shock, ma io devo scappare. Perché dice INPS shock? Perché fra 20 anni le pensioni ci costeranno il doppio. Ce l'abbiamo tutti questi soldi? Ciao, vi devo veramente salutare perché perdo l'aereo. Ciao ciao.